Forse più dietro. Uno, due, si sente forte. Sì. Oh, taglia spia! Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata conclusiva della festa popolare di Rifondazione Comunista. Intanto vorrei ringraziare a tutti voi della presenza, ma soprattutto vi chiederei un applauso ai tanti compagni e compagne che in questi giorni, nonostante il maltempo eccetera, hanno lavorato alacremente per la buona riuscita di questa iniziativa. In questi quattro giorni è stata molto partecipata nonostante, diciamo, le condizioni non proprio favorevoli del tempo. Segno che c'è attenzione, i dibattiti sono stati partecipati e abbiamo affrontato i diversi temi della discussione politica, anche di attualità, dalla questione dell'antifascismo, che è uno dei temi che attraversa i nostri quartieri, alla questione di una battaglia sull'antirazzismo che si unifica anche alla battaglia antifascista, perché abbiamo una ripresa, come abbiamo sentito nei dibattiti di questi giorni, una ripresa del fascismo e della presenza neofascista che utilizza il degrado, utilizza anche le situazioni di difficoltà sociale presenti nel nostro territorio. Ovviamente abbiamo il temporale che ci accompagna. Dopodiché abbiamo visto oggi, abbiamo affrontato anche il tema della violenza sulle donne, che è un segnale di degrado complessivo, di arretramento della politica del nostro paese e del perché certe politiche che noi chiamiamo neoliberiste hanno prodotto questo disastro sociale e come noi pensiamo possa risolversi o comunque dare un'inversione di tendenza. Ovviamente salutiamo Maurizio Acerbo e lo ringraziamo per il lungo viaggio che ha fatto per venire qui da noi, e quindi giro questa domanda a Maurizio Acerbo per delineare insomma un po' come noi vediamo questa realtà e come immaginiamo di poter contribuire, come vogliamo contribuire affinché ci siano delle condizioni che migliorino le condizioni di vita popolari in questa nostra Italia. Beh, innanzitutto ringrazio anch'io, mi associo al ringraziamento alle compagne e ai compagni che hanno e stanno lavorando e che hanno lavorato nei giorni scorsi per la riuscita di questa festa. E penso, tra l'altro, il posto è bellissimo, quindi davvero una bella scoperta arrivare oggi, anche se adesso il tempo è diventato, diciamo, un po' funesto, però fino a pochi minuti fa c'era un bel sole, un prato verde, quindi è la struttura davvero bellissima. Per venire alla domanda che faceva Matteo, innanzitutto io credo che dobbiamo ragionare rispetto a un elemento di fondo che da troppi anni manca nella società italiana e che a mio parere non è secondario nel determinare lo scenario che Matteo definiva di degrado. Non so se il termine diffondersi nel dibattito pubblico anche tra forze che appunto non dovrebbero essere
di quella matrice di ragionamenti, parole d'ordine, prototipi mentali che possiamo definire molto molto di destra. Viviamo da anni una crisi sociale indubbia che non è superata dagli annunci dei media di regime, come accade oramai da troppi anni. Quando si avvicinano le elezioni si comincia a vedere una luce in fondo al tunnel, una luce che poi si spegne il giorno dopo le elezioni. Faceva Monti, l'ha fatto Berlusconi, cioè ogni tanto ci dicono che siamo in ripresa. La realtà è che qualsiasi ripresa, che tra l'altro per ora insomma è anche piuttosto tenue, comunque si deposita su una realtà sociale profondamente modificata dalle politiche neoliberiste di questi anni, perché non è una questione semplicemente di PIL, di crescita economica o di esportazioni, ma è un problema di come si è ristrutturato il mercato del lavoro in questo paese, per cui non sta scritto da nessuna parte che una maggiore crescita economica significhi un aumento del benessere, una diminuzione dell'incertezza per la gran parte della popolazione. Abbiamo avuto un'erosione del welfare, poi al limite facciamo anche qualche cifra. In tutto questo contesto noi abbiamo anche un imbarbarimento del dibattito pubblico che prima segnalavo. Non deve poi lasciarci, ma se ne discuteva prima, quindi non voglio ripetere cose già dette, ma il livello di pogrom in cui noi ci troviamo, costante oramai da 2, 3, 4, 5 anni, che si è inasprito ultimamente, anche oramai il Partito Democratico ne è parte integrante, anzi in competizione. Io nei comizi che faccio in questi giorni dico che il conflitto di responsabilità e i nostri compiti, e cioè che da troppo tempo nel dibattito pubblico nel nostro paese manca un punto di vista fondamentale, un punto di vista delle classi subalterne, un punto di vista popolare, un punto di vista di classe. Questo contribuisce più di qualsiasi altra cosa all'indebolimento dello stesso tessuto democratico del paese, perché è un dibattito appunto in cui non c'è mai quello che è il principale antidoto tra i ceti popolari al diffondersi di discorsi di destra. Come negli Stati Uniti, cosa ha contrastato Trump-Sanders? In Inghilterra, dopo il successo di Farage sulla Brexit, chi ha bloccato quel tipo di abitarsi al discorso pubblico? Il fatto non che c'è stato qualcuno che dichiarava vogliamo bene i migranti, eccetera, cose sacrosante che noi facciamo tutti i giorni, l'antirazzismo, ma qualcuno che ha ridislocato l'intero dibattito su un altro piano, come ha fatto Corbyn, costringendo a discutere di redistribuzione della ricchezza, di nazionalizzazioni, di privatizzazioni, di far pagare le tasse ai ricchi, eccetera. Cioè ha cambiato i termini del discorso, spostando milioni di persone da una discussione in cui noi oggettivamente lo stesso contesto del dibattito faceva le nostre posizioni perdenti. Ma è quello che è accaduto anche in Francia con Mélenchon, che ha riportato a sinistra quelle che erano le cinture rosse in cui la Le Pen aveva stravinto pochi mesi prima in tutti i sondaggi. In Italia questo manca, ed è questo il nostro compito. La situazione nel nostro paese con conflitto sociale e sindacale pari a zero è quello che accade in Francia, che dopo che un ciclo di lotte portato avanti dalla CGT e gli altri sindacati ha messo in crisi il Partito Socialista di Hollande, adesso sta di nuovo sfidando Macron. E cioè, quindi, e concludo, io credo che non riusciamo a contrastare questo imbarbarimento della nostra società e anche questa tendenza al tornare indietro al posto di andare avanti in termini non solo sociali, di condizione economica, ma anche culturali, di apertura mentale, di relazioni umane e collettive, se non rilanciamo una sinistra sociale e politica degna di questo nome,
e tutto ciò che noi dobbiamo fare, io credo, va mirato a questo obiettivo. Non è un problema nostro di rientrare in Parlamento, no, noi non siamo, siamo diversi da altre formazioni politiche che vivono solo della proprio autoconservazione come ceto politico. Noi abbiamo il problema in Italia che se non ricostruiamo una sinistra di classe e popolare di massa, non c'è nessun antidoto a una competizione a chi va più a destra, che si traduce non solo in quello che accade in Parlamento, ma che abbiamo, l'altro giorno io ero in Toscana e ci sono comuni dove Causa Pound è arrivata all'8%, la nuova sinistra radicale può fermare. Ecco, in questi giorni di festa molti dei capannelli, dei dibattiti al tavolo mangiando andavano poi allo stato di salute di una proposta di sinistra di alternativa nel nostro paese. Assistiamo a, definiamoli così, balletti tattici o proposte incompatibili forse con le cose che tu in questo momento stai dicendo. C'è uno stato diciamo di non chiarezza e di confusione che crea anche ovviamente disorientamento nel momento in cui ci si trova a dover avanzare una proposta pubblica unitaria. A Milano abbiamo fatto una bellissima assemblea per l'avvio del percorso nato al brancaccio all'assemblea romana, molto partecipata a Milano con una grandissima attenzione. Ecco, vorrei magari partire anche, proseguire nel discorso sullo stato di salute, a che punto siamo noi sono anni che spingiamo sulla nascita di una soggettività di sinistra anche sul modello internazionale, ci si domanda molte volte di impedire le cose, il processo che tu dicevi appunto di imbarbarimento della società. Io credo che la principale, c'è una differenza con altri paesi europei come la Spagna, la Francia, ancora di più la Grecia di qualche anno fa, e sta nella debolezza dei movimenti sociali e del conflitto nel nostro paese, che ha radici però in un elemento che è lo stesso che porta sul piano politico ad avere la difficoltà per cui noi ci siamo ritrovati isolati nel sostenere la necessità di costruire una aggregazione di tutte le forze di sinistra in alternativa alle politiche del PD. E questo ostacolo si chiama centro-sinistra. Dicevano le pantere nere: o sei parte del problema o sei parte delle soluzioni. Qua c'è troppa gente che parte del problema più che della soluzione, anche se dice di essere sempre d'accordo con noi sui valori della sinistra, eccetera. Il problema qual è? È che sono anni, oggettivamente, prima di cominciare questo incontro commentavamo le ultime dichiarazioni di Giuliano Pisapia, che dichiara se rimane questa legge elettorale faremo una lista in alternativa al Partito Democratico, anzi non in alternativa poi precisa, ma discontinua rispetto al Partito Democratico, non so bene che significhi. Però se c'è questa legge elettorale, quindi dobbiamo intendere che invece se si fa una legge con le coalizioni ci si potrebbe alleare con il Partito Democratico. Ora, se Tsipras, che accade nelle regioni, eccetera, cioè in Italia l'idea di costruire dal basso, unendo tutte le forze, le soggettività differenti, i partiti, ma non solo i partiti, perché la politica e l'impegno sociale si sviluppano nel nostro paese in tante forme, non solo di tipo partitico, e anche noi, se ognuno di noi, oltre ad essere militante di partito, è attivista di una molteplicità di movimenti, associazioni a livello sindacale, eccetera, via discorrendo. L'ostacolo principale si chiama centrosinistra e autonomia dal PD. Parate bene, vale anche per il motivo per cui è passata la riforma Fornero con 3 ore di sciopero.
Ma mentre la CGT non è che si crea il problema di bloccare la Francia se c'è il governo del Partito Socialista, come è accaduto con Hollande. E il problema in Italia poi riguarda il livello politico. Io per esempio ritengo che sia stato un gravissimo errore consigliare ad Anna Falcone e a Tommaso Montanari, come hanno fatto Possibile, Sinistra Italiana ed altri, quasi tutti tranne noi, di frenare sul brancaccio dopo la bellissima assemblea che si era fatta, che apriva un processo che poteva e può avere una grandissima forza, lasciando il campo alle manovre di Bersani, D'Alema o Pisapia. Io lo dico chiaramente, non si costruirà mai nulla di simile a quello che stanno facendo in Francia, in Spagna, in Renzi invece è stufato eccetera, però tra l'apprezzare questa cosa e essere egemonizzati da una delle componenti, in questo caso adesso al momento una corrente esterna del Partito Democratico, corrono alcuni chilometri di distanza ed è quello che, quelli che non, e sono quelli che non devono essere percorsi. Per capirci, in Spagna i nostri compagni di Unidos Podemos hanno superato il 20% dei voti. Ma lo hanno fatto perché sono andati a parlare alle cittadine e ai cittadini spagnoli con i propri volti, con le proprie parole d'ordine, con i propri programmi di radicale alternativa rispetto alle politiche dei socialisti, ovviamente usiamo la parola, l'aggettivo sempre tra virgolette, dei popolari, cioè di centrodestra e di centrosinistra. E facendolo hanno prodotto anche uno scontro all'interno dei socialisti. Ma se tu sei subalterno, insomma, in Italia da quanto tempo le persone quando accendono un televisore non sentono parole, ragionamenti, proposte radicalmente di sinistra, radicalmente antiliberisti, non oso dire anticapitalisti, ma è troppo tempo. Allora diciamolo chiaramente, io lo dico, se c'è qualche compagno o compagna di Sinistra Italiana lo riferisca. Rispondendo alla prima domanda, noi abbiamo bisogno di qualcuno che dica che in Italia bisogna ripubblicizzare un sacco di cose, che in Italia bisogna abrogare tutte le leggi di precarizzazione del lavoro, che in Italia bisogna abrogare la riforma Fornero, che è scandaloso che questi liberisti, cioè sia tra rottamati e rottamatori, insomma io non è che ho particolari, ma guardate che scandaloso che, avendo emarginato e oscurato noi, l'unico che ogni volta che va in televisione e si mette a parlare di abrogare la riforma Fornero sia un parafascista come Salvini. Questo è un crimine contro i nostri padri, contro i nostri nonni, di cui si dovrebbero vergognare. Quindi cedere il nostro ruolo a qualcuno, non si tratta, lo ripeto, di essere settari. Quindi io credo che dobbiamo ripartire col processo del brancaccio, e chi ci sta, andare avanti. La sinistra in Italia si ricostruisce dal basso e in netta rottura con le politiche non degli ultimi 3 anni, come dice Bersani, ma degli ultimi 25 anni. Perché se non lo facciamo, siccome la gente non è fessa e sa che la precarizzazione del lavoro non è cominciata col Jobs Act, il Jobs Act è l'ultima puntata di una lunga telenovela, la gente sa benissimo che l'attacco alla scuola pubblica non è cominciato con la buona scuola, perché la buona scuola è stata l'ultima puntata della telenovela, la gente sa benissimo che le privatizzazioni non sono un punto di vista diverso, con orgoglio e chiarezza, o altrimenti con la minestra riscaldata dei fuoriusciti del PD, io non credo che riusciremo a essere convincenti. Lo dico proprio con amicizia ai compagni e alle compagne di Sinistra Italiana, che in questo momento, inseguendo quella prospettiva e non quella della sinistra europea di cui facciamo parte, io credo stiano commettendo un grave errore. Io però la dico subito come la penso: io penso che noi dovremo andare dritti con chi ci sta per costruire il massimo di unità dal basso possibile, e l'ispirazione del brancaccio è quella giusta. Noi non abbiamo rendite di posizioni da difendere,
non dobbiamo litigare per un seggio in più in meno. Quello che noi interessa in questo paese è che torni a esserci una sinistra, non per pochi compagni fidati, non per intellettuali radicali raffinatissimi, ma di popolo, che in ogni bar, in ogni luogo di lavoro, in ogni scuola, in ogni quartiere si tornino a dire parole chiaramente di sinistra. Una cartina di tornasole, no? Vedevamo, abbiamo visto l'esplosione dell'esperienza di Syriza, poi l'esperienza di Podemos e di come la sinistra radicale in Spagna ha saputo cogliere la novità e non rinchiudersi e quindi utilizzarla in maniera molto duttile. E la sinistra europea è una realtà consolidata, perché se poi guardiamo anche l'esperienza, anche se non fanno parte della sinistra europea, portoghese, sono realtà che indicano una strada. Noi la guardiamo in forma, diciamo, molte volte, appunto, che condizioni si sono create lì. Ecco, la sinistra europea in questo momento che ruolo può svolgere a partire dall'importanza delle elezioni tedesche che avremo a breve, e se queste influenzeranno anche, ovviamente, come influenzeranno le stesse elezioni in Italia? Le elezioni tedesche per l'Europa sono come quelle americane per il pianeta, cioè, noi non possiamo votare, ma quello che votano loro pesa moltissimo su di noi. Io credo, partirei dall'esempio della Germania per ragionare anche relativamente all'Italia. In Italia abbiamo un livello delle informazioni che, diciamolo, le fake news sui social di cui parlano tanto come nuova minaccia eccetera sono nulla, perché noi abbiamo i telegiornali che spacciano fake news dalla mattina alla sera. Pensate un po' che oramai tu parli con la Merkel e nessuno, quasi nessuno, almeno i servizi che ho visto io, mi sembra nessuno ha detto che Schulz, cioè, chi l'ha visto pensava che fosse come il dibattito tra la Clinton e Trump, no? Cioè due avversari. Nessuno ha invitato a riflettere sul fatto che quei due, che si facevano tra l'altro la trasmissione da soli senza altri competitors, non volevano probabilmente avere un rischio Mélenchon anche in Germania, cioè che arrivasse qualcuno di sinistra, c'era qualcosa e riceveva un po' troppi voti. Quei due sono al governo insieme. E guardate bene, sono al governo insieme da anni, nonostante nel Parlamento tedesco sia possibile da anni una maggioranza di sinistra, perché SPD con i Verdi e con i nostri compagni della Linke avrebbero la maggioranza nel Bundestag. Eppure la SPD di Schulz preferisce tenere in piedi il governo della cancelliera Merkel a posto di fare qualcosa di sinistra. Vi ricorda qualcosa relativamente all'Italia? Lo dico perché quando si dice che il problema è solo Renzi, guardate bene, io Renzi lo manderei in una nota località, insomma, della ex Unione Sovietica, cioè, non ho nessuna simpatia per Renzi, ma detto questo, è evidente che il problema non può essere ridotto a Renzi, praticamente uno che è uscito dal dottor Stranamore, secondo me ogni tanto gli parte pure la mano, ve lo ricordate il personaggio del film, gli parte il braccio, eppure lo sorregge da anni. Cioè, quando dicevamo che la Grecia veniva strangolata, era strangolata anche dalla SPD tedesca. Dico questo perché noi dovremmo sprovincializzare un po' il dibattito in Italia. Cioè, non è che puoi fare Podemos e fare Schulz, puoi fare Sinistra e fare Schulz, Syriza e fare Schulz, fare la Linke e fare Schulz. E per questo, torno a quello che dicevo prima, in Europa si è creato alla sinistra dei partiti di centro-sinistra uno spazio enorme
che fortunatamente non è stato occupato solo dalle forze di destra, ma alla loro sinistra è stato occupato da formazioni della sinistra radicale, che vedono unirsi comunisti, ecologisti, socialisti, femministe, persone provenienti da ogni genere di movimento sociale in una nuova sinistra che ha posizioni più chiare e nette di alternativa e di opposizione alle politiche neoliberiste. È quello che dobbiamo fare gli antiliberisti, ma sono formazioni politiche che hanno in qualche maniera messo insieme un insieme di organizzazioni diverse, quindi frutto di processi unitari, che hanno una caratteristica però in più: sono formazioni anti-establishment, cioè sono formazioni che interpretano anche la rottura dei giovani e dei ceti popolari con le classi dirigenti responsabili delle politiche degli ultimi anni. E anche per questo io non capisco perché in Italia, io davvero non ritengo possibile che fare una forza di sinistra radicale pure anti-establishment appunto con Dalema e Bersani. No, ma non lo dico perché ce l'ho con loro, ci torno perché in tutta Europa è così, ma è giusto che sia così. È così perché le biografie contano i programmi e la credibilità di chi li sostiene. E per questo in Europa, in Italia c'è un luogo comune di cui è campione la redazione politica del Manifesto, almeno Norma Rangeli e qualche altro, e cioè che se hai posizioni di sinistra radicale sei minoritario. Io al Brancaccio l'ho detto chiaramente: io penso che la sinistra in Italia è diventata minoritaria perché è stata troppo cinica e politicante nel suo ceto politico, sindacale e culturale, cioè troppo dentro il palazzo e lontana da quello che dei sentimenti di chi è rimasto per strada. Perché se andiamo in giro per l'Europa, ma santo cielo, come si fa a dire questo gallo? Allora a me sembra che invece quello che ci impedisce di fare quel salto di cui tu mi chiedevi è proprio questo: è una carenza di radicalità, che non significa né dogmatismo né settarismo, perché io penso che noi dobbiamo essere molto rivoluzionari. Essere rivoluzionari significa non solo esserlo nei confronti degli altri, ma anche tra di noi, nelle modalità organizzative, nella maniera con cui ci mettiamo in discussione per metterci insieme ad altri. Ma dobbiamo osare, come si è fatto negli altri paesi, e io credo che lo scenario europeo non possa che rincoraggiarci. Ma dico di più, non solo lo scenario europeo. Io ripeto sempre, ma a me sembra impossibile che in Italia, se dici una parola di sinistra, sembra che sei fuori moda, eccetera eccetera, e santo cielo, negli Stati Uniti uno di 74 anni dice che per il socialismo e diventa il beniamino di tutti i giovani americani che nei sondaggi dichiarano che preferiscono il socialismo al capitalismo. Ma santo cielo, se non ci proviamo in Italia a ridire parole forti in maniera nuova, ma dove cavolo dovremmo farlo? Io credo che davvero la cosa di cui abbiamo bisogno è guardare a questi buoni esempi, non per copiarli, perché poi ogni paese ha una sua storia nazionale, un suo contesto, una sua situazione, anche una sua legge elettorale, però per trarre qualche lezione sì, perché davvero non se ne può più di discutere di PD o intorno al PD. È ora che noi non andiamo in televisione a dire... Noi dobbiamo avere un po' di forza per tornare in televisione e essere visibili, ma non per dire se ci alleiamo con Tizio, con Caio, se ci piace Pisapia, D'Alema, Renzi, Franceschini, Orlando, ma per dire i nostri programmi, per dire quello che si dovrebbe fare in Italia per uscire da una crisi sociale come non si vedeva da decenni in questo paese. Noi dobbiamo andare a dire le nostre parole in Italia, ma anche nel mondo. Quanto ha influenzato la regressione culturale dei ceti, l'Italia, a parte il grande partito comunista, ha avuto le Einaudi, ha avuto grandi case editrici, ha avuto processi educativi, diciamo, di larga fetta popolare che si sentiva orgogliosa di essere indipendente, di avere un proprio pensiero, una propria proposta. Quanto ha influito anche
nella realtà odierna la regressione dei, diciamo, degli intellettuali, se esistono ancora, e come questi intellettuali oggi, questo silenzio lo vediamo ogni giorno, c'è un silenzio abissale, non c'è più, diciamo, non c'è un Pasolini che possa rompere gli schemi che si creavano in quel momento, e oggi c'è un conformismo totale. Cos'è che è cambiato, e perché manca una proposta organica anche della sinistra, o perché c'è stata una regressione anche dei, diciamo, di quello che i settori intellettuali un tempo hanno dato un grande contributo alle proposte della sinistra? La domanda è impegnativa e richiederebbe un convegno. Io credo che però noi, la risposta è sempre la stessa per quanto riguarda la nostra parte, cioè quella che Italo Calvino chiamava l'antitesi, in Italia è stata smontata, anzi quelli che rappresentavano l'antitesi sono diventati i sostenitori della tesi, cioè dal punto di vista del capitale. Questo riguarda la politica, ma non solo la politica, perché per esempio le voci pubbliche sono, cioè le voci che hanno accesso al dibattito pubblico sono sempre più selezionate da un'industria della comunicazione, dalla televisione, dalla grande stampa, tutta più debole. E quindi è ovvio che nel lavoro di ricostruzione di una sinistra in questo paese fa parte anche un lavoro di organizzazione della cultura, perché è la stessa cosa. Un po' prima parlavo con dei compagni turchi e del confederalismo democratico, anzi approfittiamo per esprimere la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni dell'HDP, parlamentari curdi e turchi di sinistra, che in questo momento sono prigionieri nelle carceri turche, e a tutti i democratici che stanno subendo, non solo il popolo curdo ma anche tutte le componenti democratiche che stanno subendo la repressione di Erdogan. Ma un movimento di liberazione, un movimento popolare è fatto di tante cose, è fatto di battaglia culturale, come è fatto di lotta sociale, sindacale, come è fatta poi di battaglia sul piano elettorale. Noi in Italia non siamo nella condizione, i compagni curdi devono fare pure la lotta armata, ma per il resto è fatta di tante cose, come era la sinistra una volta, era fatta di case editrici, di organizzazioni di cultura, di centri studi e anche di scioperi o di liste elettorali o sezioni di partito. In forme nuove noi dobbiamo ricostruire un circuito di questo tipo, perché è paradossale che nei paesi anglosassoni, per esempio, il dibattito nelle università sia molto più, insomma, non sia una bestemmia parlare in termini di classe come oggi in Italia, se dici che no? In Italia quasi passi per un matto se dici che esiste la lotta di classe, no? Non da Renzi, mi ricordo al Ringotto quando Veltroni disse: ma no, ma quale lotta di classe? È tipico di tutti quelli che passano a lavorare per la Fiat che dicono che non c'è più la lotta di classe. Ma in America invece è normalissimo, se voi andate su internet vedete che si discute di Marx, ricordo, in università inglesi, americane, eccetera. Quindi da questo punto, quando il campo, il contesto, l'oggetto dello scontro, le tue parole d'ordine sono chiare e di sinistra, perché insomma la Costituzione è molto più progressista del dibattito, molto più a sinistra, anzi oserei dire sovversiva rispetto alle forze politiche che oggi egemonizzano il Parlamento e il dibattito, che sono tutte eversive e anticostituzionali. Vi invito a riflettere su questo, perché abbiamo un partito che, diciamo, persino avendo votato a difesa della Costituzione ne ignora i cardini, come si capisce ogni volta che intervistano un esponente come il Movimento 5 Stelle. Poi abbiamo i due principali schieramenti, il PD e il centrodestra, che hanno come principale obiettivo lo stravolgimento della Costituzione, quindi possiamo dire che oramai il Parlamento è dominato dall'arco incostituzionale. Però cosa ha dimostrato per esempio la battaglia per il no? Che invece in Italia, e faccio solo un nome, quello di un compagno come Stefano Rodotà, che abbiamo perso, è davvero una grande perdita per la sinistra italiana, ma abbiamo scoperto che c'era una cultura costituzionale in questo paese ancora viva, che era
maggioritariamente, anzi la stragrande maggioranza, schierata sulla posizione di difesa della Costituzione, dell'impianto delle riforme proposte in questi anni. Eppure politicamente, se andiamo a riflettere, chi era su quelle posizioni eravamo noi, Sinistra Italiana, e pochi altri. Quindi se tu misuri in base alle percentuali elettorali, non esisteva quel punto di vista. Poi invece abbiamo scoperto che nelle università nostri fare sì di innescare un processo in cui queste energie intellettuali e la militanza nostra, l'attivismo, si possono incontrare nelle forme di cui abbiamo bisogno, che erano anche le forme dei social forum, dei movimenti, di quello che abbiamo costruito negli anni passati e quello che accade quando facciamo lotte, vertenze. Si trova sempre in Italia, a fronte di quelli che fanno gli studi per giustificare la TAV, competenze che si mettono al servizio dei movimenti di base e dei cittadini e dei cittadini per smontare le fesserie che raccontano. Accade in ogni campo. Allora noi dobbiamo far diventare tutto questo soggettività politica, culturale e sociale di cui questo paese ha bisogno come l'ossigeno. Se no il dibattito è tra Minniti, Salvini e Di Maio, Dio ce ne scampa, tra poi i gommoni li dovremo prendere noi per scappare dall'Italia. Avviandoci un po' alle conclusioni di questa chiacchierata, noi abbiamo chiamato questa festa ricongiungendo il nostro ragionamento sulle rivoluzioni e la necessità di rivoluzione. Le rivoluzioni hanno segnato la storia, quindi facciamo quest'anno in questo la necessità di una formazione comunista e l'attualità di questo oggi. Questa è un'altra domanda, dai, ci vuole un altro convegno, quindi cerco di essere sintetico. A un certo punto fatemi un applauso, se la smetto. Così vuol dire che non parla. Allora, io vorrei ricordare anche un altro anniversario, anche perché qui c'è in giro il compagno Gino Marchitelli, e invito tutti a fare una sottoscrizione per il progetto che ha portato avanti per i bambini delle zone terremotate dell'Italia centrale, perché quest'anno è anche il bicentenario della bicicletta, dell'invenzione a bicicletta. E io penso che il comunismo e il socialismo siano come la bicicletta. La bicicletta è stata inventata prima dell'automobile, e per un po' d'anni, quando gli italiani, come tutti gli abitanti, insomma, delle società industriali avanzate, adesso succede nel sud del mondo, appena hanno avuto un po' di soldi hanno potuto farsi automobile, tutti, anche perché ce lo raccontavano la pubblicità e le case automobilistiche, ci hanno insegnato a pensare che l'automobile fosse un mezzo tecnologicamente più avanzato della bicicletta, giusto? Adesso invece, oramai sono parecchi anni, nel nord Europa oramai metà della popolazione non ha neanche la patente, certo usufruisce di servizi pubblici di trasporto migliori di Trenord, ovviamente. Però oramai da anni è consapevolezza diffusa che abbiamo bisogno di una mobilità sostenibile e c'è un grande ritorno alla bicicletta. E tutti dicono che è fondamentale. Se ci riflettete, adesso la bicicletta è il mezzo più alla moda, giusto? C'è un ritorno alla bicicletta. E il comunismo e il socialismo, così come per un po' di anni è andato di moda a dire che dovevamo tornare alle teorie dell'Ottocento, in economia, in politica stiamo andando ancora più indietro, ma anche in economia, tra poco ritorneremo alla schiavitù di questo pasto. Io penso che ovviamente la bicicletta di oggi non è quella di 200 anni fa, basta vedere dei modelli, non sono proprio lo stesso modello, le biciclette sono sempre più, però al fondo quella è la... E io penso che questo valga anche per il socialismo e il comunismo, non possono essere quelli di quando Marx scrisse nel 1848 con Engels, non avendo un blog, stamparono un libricino in 300 copie, la prima edizione, no, questo perché dicono che bisogna fare grande politica, tutti quelli che si vogliono alleare o entrare nel PD dicono che non bisogna fare testimonianza. Io oramai diffido di questo tipo di ragionamento, perché Marx e Engels fecero un libricino in 300 copie e mi pare che oggi sia uno dei libri più
più letti diffusi del pianeta insieme alla Bibbia e al Corano, quindi meglio fare testimonianza e dire cose sensate che fare falsa testimonianza e prendere per culo la gente come fanno troppi di sinistra e la gente se ne è anche accorta. Allora, rivoluzioni, io penso che noi dobbiamo fare del socialismo e del comunismo la stessa cosa, cioè dobbiamo ragionare negli stessi termini, e badate bene, quello che sta già accadendo. C'è uno dei più grandi intellettuali marxisti del mondo anglosassone, David Harvey, che ha scritto: se vogliamo essere seri, non basta dire un altro mondo è possibile e necessario, come dicevamo con il movimento antiglobalizzazione, ma un altro comunismo è necessario. Tutti i tentativi di revisionismo storico che sono stati alla base, tra l'altro anche sono alla base della rinascita della destra, specie tra i giovani, perché ragionateci, quando questi fanno il decreto della legge Fiano, eccetera eccetera, va benissimo, ma ragioniamo su una cosa: ma avallare il fatto che per milioni di italiani il principale crimine commesso in questo paese e da qualcuno intorno a questo paese durante la seconda guerra mondiale sono state le foibe e non la guerra scatenata da Mussolini, le leggi razziali, i morti in Jugoslavia, in Grecia, la Russia, tutto quello che è accaduto, ma che effetto ha su centinaia di migliaia di persone che non hanno gli strumenti culturali per collocare quella vicenda in un contesto molto più vasto? E che, non devo fare l'esempio a Milano, perché ho visto oggi sul giornale che c'è adesso anche coi fiori eccetera, oramai la cosa di Luciano Violante dell'equiparazione repubblichini partigiani in questa, sì, hanno fatto marcia indietro, almeno meno male. E quindi combattere il revisionismo, anche sta storia dei 100 milioni di morti in cui poi tutta una notte, in cui se applicassimo i criteri del libro nero a quello che accade nel mondo oggi, e non vado ai morti, i morti di cui non parla nessuno in Congo per garantirsi le materie prime per i nostri cellulari e la nostra industria tecnica, sono morti in capitalismo. Devo continuare l'elenco, guardate che si arriva a 100 milioni in poco tempo. Tra l'altro noto una cosa, che mentre i comunisti si dilaniavano nelle loro coscienze, i socialisti, essendo persone che una coscienza ce l'avevano, quando entravano i carri armati in Ungheria e in Cecoslovacchia, io non vedo nessuno di questi la cui coscienza è lacerata per essere stati complici, compresi gli ex comunisti, delle guerre scatenate in questi ultimi anni in tutto il Medio Oriente, seminando morte e distruzione ovunque. Avessi visto uno che si è ritirato dalla politica dilaniato per aver chiesto di bombardare la Libia, come hanno fatto il PD e i suoi ciarlatani che scrivono sull'Unità Repubblica? Non ne ho visto uno, anche tra quelli che adesso ci dovrebbero insegnare come dovremmo ricostruire la sinistra diretta da loro. E vengo alla rivoluzione, dico questo: noi dobbiamo combattere questa visione da libro nero, una visione che è talmente infondata. Poi c'è una leggenda che noi dobbiamo davvero combattere, che è la vera truffa dell'89-91, che adesso è diventata senso comune, e cioè quella di sta famosa fine del comunismo. Anche se tutto ciò che è accaduto del 17 in poi fosse andato come la raccontano loro, e mi sembra un po' più complicata, direi, ma comunque c'erano comunisti anche prima della rivoluzione d'ottobre. La particolare esperienza segnata da un contesto storico su cui tutti dovremmo riflettere, a partire dal fatto che un movimento operaio e socialista nato con un carattere centrale dell'antimilitarismo è stato trasformato dalla carneficina della prima guerra mondiale, che non è stata scatenata né da Lenin né da nessun socialista e comunista. E come si vede oggi, il capitalismo, senza più paesi comunisti in circolazione, trova il modo di inventarsi guerre da tutte le parti lo stesso. Quindi per fare la guerra, certo, non c'è bisogno di medi nell'opatto di Matteo Principe, cioè la fanno proprio naturaliter, appunto, come diceva Horkheimer, portano il fascismo e la guerra come le nuvole e la pioggia. Ma dico di più: dentro l'esperienza
sovietica. Il presentare, come viene presentata dall'ideologia dominante, tutta quella vicenda, è ovvio che è un discorso che un tempo sarebbe stato a qualsiasi democratico considerato reazionario. Però dico questo, noi nel fare la battaglia contro il revisionismo storico non possiamo neanche diventare una caricatura di noi stessi e negare le evidenze storiche, le tragedie di cui sono stati vittime prima di tutto centinaia di migliaia e milioni di comunisti e comunisti. E quindi non si tratta che noi per reazione dobbiamo diventare una sorta di fondamentalisti che negano le tragedie dello stalinismo o tutte le cose che non hanno funzionato, compresa l'implosione di quei regimi in termini di consenso popolare eccetera. Ma questa è una cosa, altra cosa è passare dall'altro lato della barricata come hanno fatto in molti. Io credo che rispetto al bilancio storico del movimento operaio e socialista in tutte le sue componenti e della rivoluzione nostra, ed è per questo che io credo che noi dobbiamo essere rivoluzionari nei confronti di noi stessi quanto della realtà esterna, e anche recuperare un'idea plurale di rivoluzione. Perché guardate bene, gli storici e gli ideologi reazionari sono partiti dal dire che era il comunismo in sé e la rivoluzione in sé a produrre Stalin o Pol Pot, ma poi sono arrivati fino alla rivoluzione francese, poi ancora più indietro, ma è Cromwell, ancora non si sono applicati su Gesù Cristo, ma poco ci manca, cioè chiunque abbia detto non, come va fino a poi non va bene, bisogna cambiare, è stato causa di catastrofi. Io credo che invece noi dobbiamo rivendicare una visione storica per cui l'irruzione delle classi popolari e delle classi lavoratrici nella storia come protagoniste ha comunque reso il mondo molto migliore di come l'avevano trovato. Nessuno mi convincerà che l'ancien regime era migliore della società trasformata dalla rivoluzione francese. Nessuno mi convincerà che il capitalismo in cui era normale che bambini non andassero a scuola e andassero a farsi tranciare le mani nei telai a 5, 6, 7 anni fosse meglio di quello che è diventato il mondo dopo che i proletari hanno messo paura ai signori. E credo che questo dobbiamo osservarlo in cuore. Non c'è nessuna conquista degli ultimi 200 anni, compresa il rispetto, compresi tutti i nuovi movimenti, perché le lotte sono sempre contagiose, si lottezza nella sua pluralità, anche nelle sue contraddizioni, e rivendicarlo facendone una risorsa. Io penso che sia, io ovunque vado e parlo saluto a pugno chiuso, perché sto fatto che la sinistra sono diventati dei tromboni che lavorano al servizio dei banchieri, un delici credo che uno ribelle diventa di forza nuova, ma sotto cielo io dico, ma ci sarà una correlazione col fatto che al termine dei congressi della CGT, il sindacato francese, si alzano in piedi, sollevano il pugno e i delegati dei lavoratori e lavoratrici cantano l'internazionale? C'è una correlazione su questo e sul fatto che poi fanno lo sciopero generale per una settimana contro la legge di precarizzazione del lavoro? Io penso di sì. E c'è perché il fatto che Corbyn parli ai giovani perché rivendica l'eredità del movimento operaio britannico, io credo che non sia secondario. Se soffri di amnesia, se né carne né pesce, lo insegnava fin. Lo insegnano anche i Vangeli, non c'è bisogno di leggere Carlo Marx, insomma non parli a nessuno. Io credo che quindi noi abbiamo bisogno di rivoluzione e di rivendicare la nostra storia almeno quanto di studiarla e analizzarla criticamente, ne abbiamo davvero davvero tanto bisogno, e non dimentichiamocelo mai. Vedete, oramai noi abbiamo tutti i partiti che non si sa che cavolo sono, se uno arriva da fuori e capì che è destra, sinistra, Movimento 5 Stelle non è né di destra né di sinistra, lo era la Lega, eccetera, poi sono tutti di destra ovviamente, ma il PD stesso che è un partito di sinistra, se uno non ha ancora, no? È un po' come Forza Italia, è pieno di ex comunisti, Forza Italia, cioè abbiamo questo mondo in cui nessuno si capisce più niente, l'unica ideologia dominante è quella del capitale. Io credo che noi dovremmo rivendicare il valore positivo di alcuni secoli di tradizione.